Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne. Per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, cominciamo dal volume 16, 6 dicembre del 1923. Per fare che il volere del cielo scenda sulla terra, proclama Gesù, è necessario che tutti gli atti umani siano suggellati e smaltati di atti di volontà divina, affinché il supremo volere, vedendo che tutti gli atti di volontà delle creature sono cosparsi della sua, attirato dalla calamita potente del suo stesso volere, scende in terra e vi regni. Sempre Gesù, 6 novembre 1922, volume 14. Amo tanto che il vivere nel mio volere sia conosciuto, per far ripetere nelle anime le opere mie, ed allora non sarò più solo, ma avrò la creatura in compagnia, l'avrò con me, intimamente con me, nel fondo del mio volere, quasi inseparabile da me, come se allora fosse uscita dal mio seno, come quando la creai senza aver fatto altre vie contrarie alla mia volontà. Quanto sarò contento! La creazione in nulla si è spostata dalla mia volontà. Il cielo è sempre azzurro e stellato, il sole è pieno di luce e di calore. Tutta la creazione è in perfetta armonia, una cosa è sostegno dell'altra. È sempre bella, fresca, giovane. Non mai invecchia né perde un'ombra della sua beltà, anzi, pare che ogni giorno sorga più maestosa, dando un dolce incanto a tutte le creature. Tanto
tale sarebbe stato l'uomo. Se non si fosse sottratto dal mio volere, tali sono le anime che vivono nel mio volere. Sono i nuovi cieli, sono la nuova terra, tutta fiorita, anzi, più multiformi di bellezza e di incanto. Questo era il volume 13, 1° maggio 1921. Ora volume 15, 2 aprile 1923. Sono piccoli frammenti uniti dal tema degli atti del divino volere, come stiamo vedendo. Figlia mia, nella mia volontà c'è il vuoto dell'operato umano nel divino. E questo vuoto deve essere riempito da chi vive nel mio volere. Quanto più starei attenta a vivere nel mio volere e nel farlo conoscere agli altri, tanto più subito sarà riempito questo vuoto. In modo che il mio volere, vedendosi aleggiare nel suo il volere umano, come ritornando al principio d'onde ne uscì, si sentirà soddisfatto e vedrà compiute le sue brame sulla generazione umana, fossero pochi ed anche uno solo, perché il mio volere con la sua potenza può rifarsi di tutto, anche d'uno solo quando non trova altri, ma è sempre una volontà umana che deve venire nella mia e riempire tutto ciò che gli altri non fanno. Questo mi sarà tanto accetto da squarciare i cieli, per far scendere il mio volere e far conoscere il bene ed i prodigi che contiene. Allora, sono quattro frammenti, diciamo così, di quattro distinti scritti, che quindi formano, scusate, quattro punti di meditazione, quindi andando a riprenderne una alla volta per coglierne l'essenza, no? Il tema è sempre la vita nel divin volere, con una particolare accentuazione con gli atti, sugli atti. Allora, Gesù dice che per fare che il volere del cielo scenda sulla terra, questa è una cosa molto importante, è necessario che tutti gli atti umani siano suggellati e smaltati di volontà divina, affinché il supremo volere, vedendo gli atti di volontà delle creature cosparsi dalla sua, attirato dalla calamita del suo volere, scenda in terra e vi regni. Allora, qui c'è un ci sono due cose su cui riflettere. Negli scritti si parla di un regno del divin volere sulla terra, che è poi la cosa che non deve affatto stupirci, come dire, una sorta di compimento di quello che noi da 2000 anni chiediamo a Dio nel Padre nostro: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, dove sempre si è fatta, così in terra. Ora, noi non sappiamo come, quando, non sappiamo nulla di preciso su questo, non possiamo rappresentarci, vi raccomando di non andare mai, quando si tratta di cose future, sempre preferibile, insomma, non fantasticare, non farsi rappresentazioni particolari, no? Quindi non sappiamo che cosa intende esattamente Gesù con il regno del suo volere in terra, d'accordo? Non lo sappiamo. Sappiamo che anche i testi biblici che fanno varie profezie sono sempre molto scritti in maniera molto vaga, poco definita, d'accordo? È poco definibile, ecco perché, a quanto mi è dato di comprendere, di conoscere, insomma, questo stadio del mio sacerdozio, Dio non vuole che ci stiamo tanto a preoccupare per il futuro, ecco, ma vuole che ci attiviamo per il presente. Noi abbiamo alcuni dati di fatto, no? Per esempio, prima che venisse il Redentore, ci sono voluti 2000 anni di storia dell'Antico Testamento e più altri 2000, secondo gli scritti, dalla creazione. Cosa è successo in questi 2000 anni di vita del popolo di Israele? Che nel popolo di Israele ci sono state comunque delle persone che hanno compiuto degli atti di conformazione alla divina volontà, quindi di obbedienza a Dio sostanzialmente, che hanno preparato, creato le condizioni, diciamo così, oggettive per l'incarnazione del Verbo, che,
comunque anche per ragioni, come dire, di evidente opportunità, si era scelto un popolo piccolo, ristretto, perché? Perché è più facile, insomma, capite, se doveva prima, come dire, rivelare il monoteismo a tutta la terra, immaginate con i romani, con i barbari che c'erano in giro, l'incarnazione ci sarebbe ancora stata, forse, no? Capite? Quindi ha preso un popolo e se l'è preparato, e quando i tempi erano maturi si è incarnato. Noi sappiamo, adesso questo a prescindere dalle rivelazioni private, che in realtà Gesù non è nato nell'anno zero. Perché se aprite Wikipedia andate a vedere che Erode il Grande è morto nel 4 avanti Cristo. Ok? E questo sfalsamento, insomma, deriva da alcuni errori, insomma, nel corso della storia, e Dionigi il Piccolo, San Girolamo, eccetera, c'è tutta quanta la storia online, no? E in ogni caso, abbiamo una antecedenza della nascita di Gesù rispetto all'anno zero. Questo è un dato oggettivo. E se uno legge alcuni scritti di altre rivelazioni private, che può dargli il credito che vuole, si capirà, specialmente dagli scritti di una mistica italiana, che le preghiere ardentissime di Maria, e attenzione, erano tutte quante preghiere fatte nella divina volontà, hanno accorciato un pochino i tempi dell'incarnazione. E se uno si dovesse stupire di questo, dice: ma come, Dio cambia idea? Mi dispiace, insomma, ma ci sono, comunque c'è un dato oggettivo, e che è il Vangelo stavolta, dove fa capire che anche nella risurrezione, tra virgolette, Dio ha cambiato idea, perché Gesù nel Vangelo dice, parlando del segno di Giona, che come Giona restò 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, così bisogna che il figlio dell'uomo faccia altrettanto, quindi 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. Noi sappiamo che Gesù 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra non c'è stato, perché è morto il venerdì pomeriggio alle 3 ed è risorto all'aurora della domenica mattina, cioè intorno alle 5 della mattina, più o meno. Se fate i conti, dalle 3 del venerdì alle 3 del sabato sono 24 ore, dalle 3 del sabato fino alle 3 di notte sono altre 12 e stiamo a 36, non è arrivato a 38, cioè 38, 39, ma fossero pure 40, 48, non sarebbero, e non lo sono, non sarebbero 3 giorni e 3 notti. Quindi questo fa anche capire le interazioni, cioè che le nostre umane volontà in positivo possono avere con una divina volontà. Noi stiamo sempre a pensare, se rimaniamo dentro una certa teologia classica, peraltro non del tutto obsoleta, no? Che i mali degli uomini, si diceva più un tempo che oggi, attirano i castighi di Dio, d'accordo? Quindi sarebbe quasi che lo costringessero a lasciare che il demonio faccia il pazzo, che gli elementi della natura si scatenino contro di noi, per sperare che almeno in questo modo gli uomini possano ravvedersi come estrema soluzione a causa del dilagare del male, no? Ecco, e quindi questo potrebbe comportare un mutamento in peggio delle nostre condizioni. Ma noi dobbiamo pensare anche il contrario, come la vicenda della Madonna testimonia, e come la vita del divin volere, come dire, in qualche modo annuncia, apre una prospettiva nuova, cioè che moltiplicare gli atti nella divina volontà accelera l'avvento del regno del divin volere sulla terra, che negli scritti di Luisa, anche questa è una cosa di cui bisogna prendere atto, si dice che è stato altrove decretato dalla Santissima Trinità. Se c'è un decreto della Santissima Trinità, vuol dire che questa cosa, che non sappiamo esattamente bene cosa sia, d'accordo? Che comunque il suo inizio è un regno che si compie nelle anime di chi l'accoglie. Io di questo sono abbastanza sicuro. Poi, come quanto sarà l'estensione e le modalità di attuazione, a mio avviso non è il caso di starsi a stancare la mente e troppo indagarci. Si fa un atto di fede, sappiamo che se la Santissima Trinità fa un decreto, quella cosa si compirà, quindi l'unica cosa che può succedere dinanzi a un decreto è appunto una alterazione dei tempi, cioè può succedere prima se
e le volontà umane, cooperando con i divini voleri, accelerano questo processo e può accadere dopo se invece le volontà umane respingono i doni. D'accordo? Ma certamente accadrà. E per questo è, come abbiamo visto nel Divin Volere, anche il termine ultimo dell'opera della redenzione, no? Che tolto il peccato punta anche a far tornare a vivere l'uomo nella pienezza di grazia che è comprensiva del dono del Divin Volere che si aveva nella condizione di giustizia originale prima della caduta. E come si accelerano questi tempi? Moltiplicando gli atti compiuti nel Divin Volere. Più se ne fanno, e meglio è, perché più se ne fanno non soltanto più atti faccio nel divin volere e più il divin volere viene a regnare nella mia anima, perché anche queste cose hanno soggiacciono alla legge degli atti umani. Io ci ho scritto un ebook disponibile online che è sui principi della vita morale e che spiega proprio come ogni atto umano se è cattivo ci fa diventare peggiori e ci allontana da Dio. Se è buono, ci fa diventare migliore e ci avvicina a Dio, producendo gli effetti. Quindi, se io faccio un atto di fede, la mia fede aumenta. Se io faccio un atto di carità, la mia carità aumenta. Se io faccio un atto di speranza, la mia speranza aumenta. Se io non faccio mai questi atti, la fede langue, la carità muore e la speranza langue, capite? La stessa cosa vale per i vizi. Se io sono lussurioso, più peccati impuri faccio, più lussurioso divento. Se sono un fumatore incallito, più fumo e più mi si incancrenisce sto vizio. Capite? Questo lo sappiamo anche da esperienza. Quindi più atti nel divino volere faccio e più la vita della divina volontà si stabilisce, si comincia a stabilire nella mia anima. Fermo restando che non basta fare tanti fiat e tanti viene divina volontà nel questo e quell'altro, se poi non c'è lo sforzo, l'impegno di conformare la vita oggettiva ai divini voleri. Quindi ecco, di non fare sciocchezze, di ascoltare le respirazioni, di tendere alla perfezione, eccetera, eccetera, no? La seconda pericope dice, una cosa molto molto bella, che Gesù ama tanto che il vivere nel suo volere sia conosciuto, perché vuole far ripetere nelle anime le opere sue. È un suo desiderio immenso. Perché vuole avere la nostra compagnia, avrò la creatura con me, quasi inseparabile da me, e dice: quanto sarò contento. Quindi, non so chi di noi non ha come sogno, io lo confesso che questo sogno ce l'ho, cioè a me piacerebbe tantissimo se quando muoio Gesù mi dice: sai, caro mio sacerdote, che io sono stato e sono tanto contento di te. A me piacerebbe tantissimo, eh. Molte volte dice: ma come sarà contento Gesù? Come faremo a fare contento Gesù? Che faccio o che non faccio? Ecco, questa è una via sicurissima. Percorrere questa via significa dare gioia senza dubbio a Gesù che è venuto sulla terra non soltanto per redimerci, come abbiamo visto tante volte, ma per fare una serie di atti nella divina volontà che sono stati messi a nostra disposizione, perché noi li prendiamo e li facciamo nostri, facendo vivere nella nostra anima. E spostando in essi il principio del nostro agire. Questo poi lo rivediamo nel quarto punto, no? Ecco, poi Gesù ci porta nel terzo punto ad una meditazione sulla bellezza del creato e sulla eterna giovinezza del creato. Noi sappiamo che gli uomini campano con il mito dell'eterna giovinezza, che in questo stato di natura decaduta può solo che essere un mito. D'accordo? E a volte giungono a ridicolo, specialmente con i mezzi che abbiamo oggi a nostra disposizione, tra trapianti di capelli, cere, cerette, chirurgie estetiche, te li fai la faccia, te li fai gli zigomi, te li fai, come si chiamano, le orecchiette sugli occhi, e te li fai le labbra, te li fai altro, per quanto riguarda le signorine, ecco, te togli la cellulite, te fai questo, te fai quell'altro. Ecco, c'è stata fino a qualche tempo fa la crisi. Ma a me è stato riferito da ambienti, come dire, vicini a questi settori che estetisti e chirurghi estetici hanno sempre lavorato senza nessun problema, anzi, c'è stato un aumento degli introiti. Quindi, che fa capire, no? Che c'è la crisi, io non mangio, ma dall'estetista ci vado.
Quindi questo per far capire quanto l'uomo desidera, ecco, come dire, uscire dallo stato di inevitabile decadenza corporale che avrà e che è figlia del peccato originale e attuale, in questo modo, grottesco, no? Grottesco e comunque molto molto limitato, cioè andando a procrastinare, diciamo così, ecco, per quanto possibile, i segni dell'incipiente vecchiaia. Ma tanto, cioè tu lo puoi soltanto procrastinare, ma tu ti invecchierai e morirai. Non c'è niente da fare in questo mondo. Ecco, perché? Perché noi c'è il principio della corruzione, che ce l'abbiamo introdotto noi col peccato. Ma Gesù dice, nella natura, la natura non ha fatto peccati. Come la vedi? Il sole è sempre bello, il cielo è sempre azzurro e stellato. Sono millenni che le cose stanno così, secoli, d'accordo? Sempre bella, fresca, giovane, non invecchia. La natura non invecchia, la natura in quanto tale. C'è un ricambio continuo, c'è un circolo continuo, ma nel suo insieme ha una bellezza sempre attuale, sempre nuova. Perché? Perché è rimasta nella volontà divina, non si è spostata in nulla, dice Gesù, dalla mia volontà, a differenza di noi. Ora, se vogliamo veramente, ecco, come dire, raggiungere il mito dell'eterna giovinezza, ottima cosa sarebbe vivere nel divin volere. Ecco, perché Gesù dice che sono i nuovi cieli, i nuovi soli, la nuova terra tutta fiorita. Ecco, e ricordando che se l'uomo non avesse peccato, questo ricordiamolo, non ci sarebbe stato bisogno di trapianti di capelli, di lifting o di cose di questo genere, questo ricordiamolo. La Madonna, dicono sempre le opere di chi ha visto la vita terrena, poco prima di morire, e non era una ragazzina, diciamo che aveva oltre 70 anni, ma non presentava i segni comuni di invecchiamento come le altre creature umane. Certo, quando era sulla Terra non sembrava una ragazzina dei 12 anni a 70 anni. Però noi sappiamo, dopo che è stata assunta in cielo, che immediatamente ha riassunto l'eterna giovinezza, e questo se lo dicono la storia delle apparizioni mariane, che chiunque vede la Madonna te la descrive come una ragazza, chi di 16, chi di 17, chi di 18 anni. Tra l'altro una ragazza che pur essendo una ragazza è bellissima, cioè presenta tutta quanta una bellezza, come dire, formata e compiuta, no? Non come quella, diciamo, un po' acerba di una ragazzina. E assolutamente abbagliante e estasiante, no? Quindi, chi ce l'ha avuto l'eterna giovinezza? La Divina Maria ce l'ha avuta l'eterna giovinezza. Perché? Perché è vissuta completamente nel divin volere. Con la festa di ieri, oggi è 16 d'agosto, la festa dell'Assunta è la festa della Divina Volontà. C'è una meditazione, insomma, che ho fatto ieri su Radio Buon Consiglio anche su questo tema. È una bellissima omelia online di Don Pierpaolo Cilla, sempre sullo stesso argomento. No? Quindi, infine, l'ultimo punto, Gesù parla, ecco che usa un'espressione tecnica che dobbiamo approfondire, che nella mia volontà c'è il vuoto dell'operato umano nel divino. E questo vuoto deve essere riempito da chi viene nel mio volere. Che cosa significa questa espressione? L'abbiamo già incontrato altre volte, cioè Gesù sulla terra ha compiuto una serie di atti, tanti, d'accordo, perché c'è stato 33 anni abbondanti sul pianeta Terra. Questi atti non sono stati compiuti da lui per se stesso, ma sono stati compiuti da lui per noi. L'umanità di Gesù ha compiuto una grandissima opera di sostituzione vicaria al genere umano, in primis per operare la nostra redenzione, ma anche per operare la nostra perfetta santificazione. Per cui quando io dico vieni divina volontà nel mio spazzare il pavimento, d'accordo, sto chiamando in me gli atti che Gesù ha fatto in questa terra, supponiamo, quando stava spazzando il pavimento del laboratorio dove lavorava con San Giuseppe. L'avrà certamente fatta qualche volta questa operazione, capito? Allora, che significa? Il suo aver spazzato, tanto per fare un esempio, il laboratorio dove lavorava con San Giuseppe è un atto che attende di essere riempito da una volontà umana che lo prenda, altrimenti rimane come sospeso e quindi vuoto di volontà umana. Cioè lui l'ha fatto,
ma l'ha fatto per darlo a noi, d'accordo? Se a noi non ci arriva, rimane come svuotato, d'accordo? Quindi che ha un valore immenso, infinito ed eterno da un punto di vista oggettivo, ma non ne ha un beneficiario. Ecco, dice, questo vuoto deve essere riempito da chi vive nel mio volere, e quanto più stare attento a vivere nel mio volere, attenzione, a farlo conoscere agli altri, tanto più questo vuoto sarà riempito. Spiega, in modo che il mio volere, vedendosi aleggiare nel suo il volere umano, quindi vivere nella divina volontà vuol dire che la nostra volontà umana entra in questo mondo, quindi ci entra perché ci è stato donato, non è che va a rubare, eh? Quindi è un dono che Gesù ha fatto per noi, io lo riconosco come tale, lo accolgo e alla divina volontà che mi dice, mi chiama, entra nel mio mondo, io ci entro, rispondo. Ritornando al principio da cui noi siamo usciti. E questo dà una grandissima soddisfazione a Gesù perché Gesù ha fatto le cose per noi, d'accordo? E vedrà compiute le sue brame sulla generazione umana. Quali sono le brame sulla generazione umana? Che noi possiamo avere una vita divina e felice. Questo è. E dice Gesù, non fa niente se fossero anche pochi, addirittura, ed anche uno solo. Noi sappiamo che uno solo con certezza c'è stato, perché lui sa c'è stato. Capite? E ora sta alle persone che entrano in contatto con questo mondo scegliere se essere tra quei pochi o tra quei tanti. Noi speriamo che ce ne siano tanti. E per farlo chiaramente dobbiamo, come abbiamo tante volte detto, buttarci in questo mondo senza remore, senza ripensamenti e senza, a mio modestissimo avviso, occuparci di troppo d'altro, nel senso che la divina volontà, per quello che riguarda la vita, diciamo così, comune, anche personale di preghiera, no? Se immaginiamo, io sono un sacerdote, come sapete, i sacerdoti tutti i giorni celebrano la messa, amministrano i sacramenti, confessano, dicono il breviario, dicono il rosario, fanno la meditazione, eccetera, eccetera, no? Ecco, io tutte queste cose sto cercando, cioè, non è che sono cambiate, no? Quindi le continuo a fare, capite? Le continuo a fare come se niente fosse, capito? Attenzione, come se niente fosse, ma compiute tutte nel divin volere. Quindi, prima di confessare, un prete, un sacerdote che vuole divina volontà, dirà: vieni divina volontà nel mio ascoltare la confessione, nel mio parlare con questo penitente, nelle esortazioni che al termine della confessione dovrò dargli. Viene divina volontà nel mio celebrare la messa, poi può unirsi alla divina volontà nei singoli momenti della Santa Messa, no? Quindi all'offertorio, vieni ad offrire il sacrificio della Chiesa, alla consacrazione, vieni a consacrare, ad immolare il divino agnello, eccetera, eccetera. Questo poi ognuno viene divina volontà nel mio rosario, nella mia meditazione, e poi gli atti comuni, nel mangiare, nel bere, nel dormire, nel riposare, quindi capite, nel camminare, ecco, non lo so, nel riordinare la sacrestia. Devi ordinare la camera, tutto quello che noi vogliamo. D'accordo? Il mio volere, anche se ne trovo una sola, dice Gesù, con la sua potenza può rifarsi di tutto, anche di uno solo quando non trovo altri. Ma è sempre una volontà umana che deve venire nella mia, vedi? Una volontà umana che deve venire nella mia a riempire tutto ciò che gli altri non fanno. Cioè, voi pensate che questi atti sono stati, che sono, capite? Cioè, possono essere presi da tutti gli uomini, senza ovviamente esaurirli, perché un atto di Gesù, anche un solo atto di Gesù, è un atto infinito, d'accordo? Per questo se lo vanno a prendere 100 miliardi di uomini, non lo possono esaurire, d'accordo? Perché 100 miliardi è un numero finito, ma il valore di un atto solo di Gesù, del suo spazzare per terra, per stare alle 6, è infinito, d'accordo? E quindi è a disposizione di una potenzialità infinita di esseri umani. E però dice, basta uno solo che almeno entri a riempire questo vuoto e che non sia un deserto, insomma, qui, no? Ecco. E questo mi sarà tanto accetto, conclude, da squarciare i cieli per far scendere il mio volere e far conoscere il bene e i prodigi che contiene. Prodigi, eh? Quindi, facciamo in modo, questa chiaramente è un'esortazione lasciata alla nostra libertà,
perché così Dio vuole che noi agiamo e ci comportiamo, che sappiamo essere sempre liberi, però è una bella esortazione. E facciamo la nostra per il nostro bene. Facciamo sempre il nostro minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione. Preghiamo, prego nel tuo volere, o Gesù, affinché la mia parola, moltiplicandosi in esso, abbia per ogni parola di ciascuna creatura una parola di preghiera, di lode, di benedizione, di amore e di riparazione. Vorrei che la mia voce, innalzandosi tra il cielo e la terra, assorbisse in sé tutte le voci umane per ritornarle a te in omaggio e gloria, secondo che vorresti che la creatura se ne servisse della parola. E così, o Gesù, penso nel tuo pensiero, affinché ogni mio pensiero, moltiplicandosi nei tuoi, abbia per ogni pensiero di ciascuna creatura un pensiero di lode, di benedizione, di amore, di ringraziamento. Vorrei che il mio pensiero, innalzandosi dal cielo alla terra, assorba in sé tutti i pensieri umani per ritornarli a te in omaggio e gloria, secondo che vorresti che la creatura se ne servisse dei pensieri. Ecco, prendendo spunto da una preghiera di Luisa, ecco, ne ho elaborata una seconda, possiamo farne anche una terza, appunto come preghiera della meditazione, per comprendere cosa significa prendere questi atti e ridonarli a Dio, no? Questi sono dei piccoli, anche questi dei piccoli giri, no? Cammino nel tuo volere, o Gesù, affinché ogni mio passo, moltiplicandosi nei tuoi, abbia per ogni passo di ciascun essere umano una caratteristica di lode, di amore e di riparazione, che tutti i passi degli esseri umani possano essere santificati da questo mio gesto, che siano riparati tutti quanti i passi compiuti per andare a compiere il male, e che il camminare dell'uomo mobilitato nel tuo, Signore Gesù, riceva tutta la sua potenza, tutta la sua benedizione, tutta la sua grazia dal tuo aver camminato sulla terra per noi. E questi passi, appunto, innalzandoci dal cielo alla terra, assorbano in sé tutti i passi umani per ritornarli a te in omaggio e gloria, secondo che vorresti che la creatura si servisse del suo camminare, eccetera, no? Bene, come proposito per questa giornata, io direi di ricordare l'eterna giovinezza della natura e anche invece la condizione nostra di decadenza. Mi permetterei un piccolo suggerimento, insomma, proprio a livello pratico. Nel nostro stato di natura decaduta è ovvio che ci deve essere una cura anche esteriore del nostro corpo, ma deve essere sempre una cura bella, sobria e limitata. Quindi la nostra pulizia deve essere sempre impeccabile, l'ordine esteriore deve essere impeccabile, ma tutto quello che capiamo essere un di più, e qui ognuno deve fare discernimento, o espressione di vanità, e quindi di troppo, ovviamente nel regno del divin volere andrebbe bandito, a mio modestissimo avviso. Questo poi è una cosa che ciascuno di noi, nella sua appunto preghiera e meditazione personale, può eventualmente considerare, verificare ed eventualmente tagliare, ecco, le cose che sono un di più, o riparare cose magari anche gravi, e qui chi può capire capisca, che fossero state fatte in nome di questa ricerca spasmodica, ecco,
dell'eterna giovinezza che più non c'è e che riavremo solo nel regno del divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo dell'intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risolga il tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi di imprimere nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi di imprimere nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale ed arricchita ed abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio e il mondo della carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le riceva tutte e benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.